È stato però molto complicato quando tutti ti davano per morto, cioè lì è stato un momento difficile, immagino, per te, cioè dover combattere con un problema tuo vero e con tutti quelli che ti rompevano le palle. Sì, sì, ma io guarda... In circolazione. Sì, bene. Guarda, io lì sinceramente pensavo soprattutto a... Cioè, posso dire una cosa, la verità, che sembra Vasco, Vasco, ma chi comanda? È Tania! È vero, è vero, è vero. Confermi. È Tania, è Tania. Io quando sono stato male, l'ultima volta, io non ero mai stato ammalato più di 3 giorni in vita mia. Io non ho mai avuto più di un'influenza, insomma, per cui non ho mai andato all'ospedale. Si vede che però ci vuole anche sì. Nonostante tutto quello che ho fatto, diciamo che nella vita ho spinto molto sull'acceleratore, però ho sempre fatto tutto con una certa, diciamo così, disciplina. Io sono uno disciplinato, adesso mi allaccio le scarpe, esatto, adesso insomma mi sveglio anche a un certo orario, una volta mi svegliavo un altro, insomma, però io sono uno che fa le cose con disciplina, quindi anche quelle cose lì le facevo per un motivo, perché volevo essere presente sempre, pronto, non dormire mai perché non avevo tempo, non volevo perdere del tempo a dormire, insomma, c'era tutto questo mondo. Però? Hai detto appunto, mi ammalavo poco. Ah, ecco, ma... non mi ero mai ammalato, mai, in vita mia, non ero mai stato all'ospedale. A un certo punto, dopo 2 o 3 anni diciamo, di intensa attività artistica, concerti, eccetera, e non dormite di notte, insomma, piuttosto lunghe così, io sono morto in realtà. A un certo punto mi è arrivata una botta e sono rimasto 15 giorni con un dolore spaventoso, sdraiato su un fianco, capito? Un dolore che non si può spiegare, un dolore che io volevo che qualcuno mi desse una pistola. Però se lo dicevo non me la dava nessuno, anche perché nessuno sa che dolore senti, capisci? Ma un male così forte non l'ho mai visto. Insomma, per cui io a quel punto ho cominciato a sperimentare cosa vuol dire il dolore e sono andato a un certo punto all'ospedale, ci sono rimasto 6 mesi, insomma diciamo che mi sono fatto un'esperienza talmente pesante, talmente forte, dalla quale io non è che pensavo di uscirci più o di non uscirci, insomma io pensavo solo a quello, capito? La cercavo di prendere meglio che potevo, pensavo che potevo anche essere messo peggio, perché potevo anche avere dei problemi più grossi, insomma io penso sempre un po' al peggio per tirarmi su di morale, no? È una cosa che uso sempre. Ecco, a quel punto lì, sinceramente, di quelli che dicevano che morivo, no, non me ne fregavo proprio un cazzo. Avevo degli altri problemi, avevo i miei. E lì ho scoperto un altro mondo, il mondo della sofferenza, il mondo dell'ospedale, il mondo di questi infermieri che sono praticamente, diventano degli angeli perché sono gentili, sono vicini, insomma. Ecco, quindi ho scoperto il mondo, capito, il grande mondo della sofferenza, quindi... Ho fatto un'altra esperienza, molto grossa, molto forte, che dato che tutte le esperienze sono vita, secondo me è stata utile perché poi io l'ho usata per togliermi anche qualche menata che avevo, sai quelle menate che ti cominciano a venire quando stai troppo bene? Ecco, allora ti arriva una botta del genere, tu dopo ti dai una bella ridimensionata, torni coi piedi per terra e sei solo contento che... Vai fuori e c'è la vita, c'è la luce.